Bene, buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi siamo in zona Val Dobbiadene con una bella azienda che si chiama Bastia Revuli e con noi qui ci sono proprio Michele Revuli e la sua cara consorte Tania Bressan. Benvenuti. Ciao, ciao, ciao. Benvenuti, grazie. Grazie. Per aver accolto insomma, questa richiesta un po' particolare quest'anno di andare in onda con una piccola intervista, insomma, o comunque una piccola chiacchierata, ecco, per fare un po' il punto della situazione. Voi siete entrati in guida da pochi anni, insomma, da poco tempo, però siete già significativi e quindi sarebbe carino insomma raccontare brevemente qual è la vostra storia come viticoltori e insomma come nasce questa realtà. Ci troviamo a Saccol, quindi proprio insomma nel cuore dell'area di Val Dobbiadene, siamo proprio in cima alle colline, vero? Siamo a ridosso della fascia prealpina, siamo proprio nel centro, diciamo, esatto, di questo territorio. Ma niente, l'azienda nasce e io sono la quarta generazione di produttori d'uva, però non vinificatori. Perché, insomma, come sai, ma come un po' tutto questo territorio qua, nasceva con le grandi cantine, le prime storiche e i vari conferitori, tra cui mio bisnonno, mai stati consorziati o associati alle cantine sociali, ma vendevano l'uva una volta agli inizi proprio alla Carpenneva Alvolti, che sai, che è stata, insomma, Un punto di riferimento. punto di riferimento, esatto, e poi di conseguenza ad altre aziende private, insomma. Ha iniziato mio papà qualcosina a vinificare, ma circa un 5-10% della sua produzione. E poi quando è mancato lui, abbastanza giovane, io ero giovane anch'io, e ero già in vigna, nel vero senso della parola. Da lì comunque nasco e la mia passione più grande, insomma, è là e sono tuttora convinto che si debba rimanere in vigna, anche un vignaiolo che fa vino, quindi anche debba comunque essere presente in vigna, Per perché è fondamentale, insomma, capire bene cosa succede. sì, perché devi avere sempre tutto sotto controllo, devi capire la situazione, perché sappiamo bene ogni anno c'è storia diversa, e poi devi vedere le piante, perché alla fine, guardando loro, capisci come stanno e di conseguenza ti comporti, insomma, ecco. E quindi da lì ho iniziato a fare, avevo mi piaceva l'idea comunque di portare a termine questo cammino, perché prendere l'uva, insomma, era un lavoro fatto un po' a metà, e ho iniziato a vinificare un po' alla volta. I primi anni sono stati impegnativi perché, insomma, è un po' difficile gestire tutto. Insomma, chi fa il vignaiolo lo sa, non è facile. Devi stare in vigneto, devi stare in cantina e poi devi anche vendere il tuo prodotto. Non è una cosa semplice. Però, insomma, pian piano, senza avere grandi pretese, senza aver voglia di strafare, sono cresciuto. Poi da più di 10 anni ormai è arrivata Tania in soccorso. Abbiamo formato una famiglia e lei è entrata in azienda, e adesso diciamo che tutto l'aspetto che a me piace meno, Lo devo segue lei. farlo a lei, lo segue lei, esatto. Quindi siamo una piccola realtà comunque, una realtà familiare, Quanti ettari la vostra azienda? una realtà di poco più di 3 ettari. Tutti collinari, tutti qui sulle rive tra Saccol e San Pietro di Barbozza, e ci curiamo praticamente, ce la gestiamo interamente noi, insomma, dalla Z. Non abbiamo dipendenti,
abbiamo tre figli che forse un domani, a cui forse un domani diventeremo noi dipendenti di loro. Com'è, Tania, questa vita accanto a un vignaiolo? Intensa. Intensa anche perché il lavoro c'è sempre ad orari disparati, più disparati, perché può essere appunto il mattino presto, può essere tutto il giorno, a volte anche di sera e di notte, soprattutto quando i bimbi erano molto piccoli. E, però allo stesso tempo emozionante. La cosa forse fra me e lui che ci ha trovato è stato proprio trovare l'equilibrio tra noi due, fra i due punti di vista molto diversi. Lui vignaiolo, molto legato al suo territorio, fortunatamente non chiuso come magari invece tante realtà locali, magari o comunque perché lavorano nel territorio, quindi possono essere un po' più chiusi. Uh-huh. E io non dico di essere, diciamo, chissà che, come dire, aperta mentalmente, però con un'altra visione, ecco, siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio e entrare nella dimensione della realtà attuale di questa uh-huh. Quindi a valorizzarla anche di più. Sì, la difficoltà era proprio quella, insomma, capire qual era la dimensione giusta, e la difficoltà di ogni giorno è quella, e capire dove si può andare e quali sono gli obiettivi. Ecco, questa è la cosa che comunque riusciamo un po', ecco, ad avere questo equilibrio. Ok, bene. E siete comunque circondati, insomma, da questo paesaggio stupendo, vigneti impegnativi, perché insomma io ho avuto modo di vederli e di vedere come si cammina, no? Sulle ginocchia piegate, perché si lavora così, però meravigliosi. Come sono strutturati, insomma, e anche ci sono anche differenze, diciamo, tra un appezzamento e l'altro? Ci racconti un po'. Allora, qui si cresce un po' storti come le viti, in realtà. Quando uno inizia a lavorare in pendenza, cresci proprio come una vite, a seconda dell'andamento del terreno. Quindi noi lo abbiamo, i nostri vigneti sono qui, la realtà di questo territorio è abbastanza spezzettata. Quindi sono tanti piccoli appezzamenti e non ci sono grandi proprietà, tutte in un unico pezzo. La nostra realtà si divide in 6 appezzamenti, e tutti con pendenze più o meno importanti, insomma, a seconda. Ovviamente, essendo in collina, non c'è mai un'uniformità, insomma, si cambia spesso. E tutti i vigneti storici, abbiamo piante all'interno di 70, 80, 100 e più anni, dipende dalla zona, dipende, ovviamente le piante sono come noi, insomma, muoiono, rinascono, vivono, si impiantano e così, quindi non c'è un'uniformità di età all'interno di ogni appezzamento. Però è importante che una grossa fetta, specialmente in questo territorio, supera abbondantemente i 50 anni, credo più del 50%. Okay. Quindi anche questo è fondamentale, secondo me, per la qualità di un prodotto, oltre che per la storicità di un territorio. Alcune addirittura centenarie, vero? Sì, 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 assolutamente. Assolutamente, ci sono piante, insomma, beh, tu le hai viste, sei stata anche nella zona del Cartizze, dove noi abbiamo un appezzamento, ci sono piante che io le ho sempre viste uguali, tra l'altro, io ho 44 anni, e le ho sempre viste identiche a come sono adesso, quindi hanno, qualcuna supera anche i 100 anni. Okay. Varietà solo glera o anche altre varietà? Varietà glera principalmente. Tu sai benissimo che questo territorio storicamente aveva altri vitigni autoctoni, che sono principalmente la Bianchetta, la Perera e la Verdisa. E sinceramente la Verdisa è quasi, nella mia realtà, è quasi scomparsa. E rimane la Bianchetta e la Perera. Sono un grande fan della Perera, che sto pian piano reintroducendo, anche la Bianchetta in realtà. Però la Perera, secondo me,
è un'ottima uva da taglio nel nostro mondo, insomma. Purtroppo ha dei grossi problemi che, specialmente quest'anno, stanno ritornando alle luci della ribalta, purtroppo, che è la flavescenza dorata, che è questa malattia qua, al quale la Perera è molto sensibile, e quindi bisogna stare un po' attenti, anche perché poi magari ti porta dentro la malattia che poi si propaga magari anche nella grela, che rispetto forse alla Perera è un po' meno sensibile, ma agli effetti, quando c'è, poi è facile che sia trasmissibile. È una malattia che si propaga facilmente, quindi bisogna stare molto attenti, specialmente sembra che ci sia una seconda ondata di ritorno dopo gli anni 90, che ci aveva un po' messo in ginocchio. Cioè, un po' questi cicli, no? Sì, come tutto è ciclico, e adesso probabilmente è un ritorno al quale bisogna fare un po' di attenzione. E quindi le percentuali sono molto basse. E tutta questa meraviglia di prodotto poi vi porta a creare, voi fate un po' tutte le tipologie del prosecco, no? Sì, noi facciamo, io lo dico sempre che forse facciamo anche troppe, nel senso che la piccolina e quindi è anche più difficile da gestire, sai, quando hai... tante piccole nicchiette, tante piccole... però mi piace, io ho sempre detto a Tania che faccio quello che piace a me. Faccio il vino che piace a me e quello che... E lo dice sempre a tutti anche. Ma sì, è giusto secondo me così. Sì. Se un vino è di moda, se non mi piace... Ma perché so anche che probabilmente non riuscirei neanche a farlo bene, perché se non ci credo è inutile che vada a fare una cosa. Mm-hmm. Non sono... C'è non un'identità fra te e i tuoi vini. Ah sì, molto stretta, spero si senta, perché è quello che io voglio, insomma. È quello che voglio trasmettere ai miei vini e che loro trasmettono a me. Alla fine, perché è uno scambio di identità. E quindi abbiamo la parte Charmant. Nella parte Charmat abbiamo un frizzante Capo Spago, che l'anno scorso è stato anche premiato nella guida, e che è un po' nel mondo dello Charmat, per questo territorio è un po' la tradizione, nel senso che negli anni 80 qui era molto presente il frizzante, forse anche più dello spumante in un certo senso, perché ha questa bollicina un po' più soft, quindi non in meno aggressiva. Meno invasiva. Esatto. A quanto, per chi poi magari ascolta e non ha... A quante atmosfere arriva il frizzante? Arriva a 2,5 atmosfere. 2. Al massimo può arrivare a 2,5 atmosfere. E noi ce l'abbiamo a 2,5. Quindi è un vino molto versatile, molto semplice, ma che fa della sua semplicità proprio il suo punto di forza. Sì. E tra l'altro, a parte il col fondo, che faceva ancora mio papà, è il primo vino che io ho fatto. Cioè, quando ho iniziato a fare la prima etichetta è stata di questo frizzante Capo Spago, che al tempo andava molto la legatura Spago, che richiama comunque la tradizione, anche quello. E questo vino poi arriva da un unico vigneto, no? Arriva da un unico vigneto, sì. Sì. Non facciamo poche bottiglie, però è un vino che ci piace ancora molto e che secondo me ha il suo perché. Lo vendiamo quasi prevalentemente a un pubblico privato. Sì, poco. Gli appassionati di... Bravissimo. I bevitori, come siamo. Sì. Sì, anche perché, vabbè, lo conosco, si beve veramente un fiato, insomma. Sì. Cioè la bottiglia sparisce molto velocemente. Esatto. E poi abbiamo gli tre spumanti del metodo Charmat, che sono un Brut... In realtà adesso è diventato un Extra Brut, però è un zero zuccheri, quindi è un extra brut molto estremo, nel senso che è molto secco, e che abbiamo denominato introverso. È un vino che ci sta dando delle ottime soddisfazioni, veramente. E poi abbiamo un extra dry, che è il vino, insomma, nella versione Charmat, probabilmente ancora la più venduta, sicuramente. Che proprio identifica proprio anche il nostro mondo, insomma, piaccia oppure no, alla fine... L'extra dry è sempre stata quella via di mezzo che accontenta un po' tutti, no? Sì. E,
Infine abbiamo un Cartizze, perché abbiamo la fortuna di avere un appezzamento, come dicevo prima, nella zona del Cartizze, più o meno nel centro, e lo facciamo nella versione dry, quindi nella versione storica, diciamo, del metodo Charmat, e basta per quel che riguarda i quattro. Dry, però direi non eccessivamente, cioè adesso non so da cosa dipenda, però non è assolutamente... sarebbe riduttivo dirlo dolce, insomma, nel senso che ha una bellissima bevibilità, molto elegante, molto fine. Sai cosa? Sto notando che ultimamente ci si fossilizza tanto sui residui, no? Chi assaggia prima vuole sapere il residuo. Il vino va bevuto, perché il residuo è importante, ma non è importante la cifra. È importante l'impatto che ha il residuo sulla struttura del vino, perché può essere stucchevole a 10 grammi litro, come può essere poco stucchevole a 30 grammi litro, perché dipende da cosa c'è dietro. Insomma, devi sempre cercare, secondo me, l'equilibrio. Non bisogna fissarsi, ah no, non mi piace perché è tecnicamente dai numeri... Quelli che ti chiedono subito quanti grammi? Non glielo dico. Non glielo dico. Non è che averlo assaggiato. Non glielo dico. Prima lo assaggiate e poi vi dico. Sì, perché sennò si è sempre condizionati, no? Sai che nella degustazione la condizione è importante. Come se avessi già bevuto. Bravo, esatto. E poi facciamo... Beh, la rifermentazione in bottiglia e col fondo, come lo vogliamo chiamare, insomma. Scusate, solo un attimo. Oh, madonna, cosa succede? La perdiamo per un attimo. La perdiamo per un attimo. E il col fondo che fa parte della nostra storia. Che ha storia. Un nome molto particolare, questo col fondo. Sì, che ha un nome un po' provocatorio, anche se vogliamo, che speriamo che non venga... Vabbè, ma ha un significato, no? Si chiama... Il capo degli onesti. Il capo degli onesti, esatto. Che non è tanto il vino che fai tu, ma... Assolutamente no, ma è la tipologia, la versione in cui è fatta. Cioè la rifermentazione in bottiglia senza sboccatura, secondo me, è un metodo fantastico da un lato, però che non perdona niente, nel senso che devi avere un'ottima base per andare in bottiglia. Sai quanti vini tu metti in bottiglia in un modo e li ritrovi quando li apri, ma per berli, non per cambiarci il tappo o per togliere il lievito e tutto quanto. Li ritrovi quando apri la bottiglia che sono completamente diversi. In bottiglia fermi, con del residuo zuccherino, quindi un po' abboccati. E poi li ritrovi completamente secchi, con questa nota un po' da lievito e con questa frutta matura che prima non c'era. Cioè ha un'evoluzione veramente importante. Quindi è un metodo, secondo me, molto... Sorprendente a volte. Sorprendente, esatto. È un metodo molto onesto, quindi molto... C'è quello che è, che ti spiega veramente cosa c'è dietro. Okay. Chiamarlo solo onesto mi sembrava un po' che tutti gli altri fossero disonesti, altri metodi intendo. Certo, certo. E quindi invece quello è proprio il capo. È quello che apre e poi porta tutti gli altri, no? Esatto. Tutti gli altri? E dall'anno scorso facciamo anche un... che è la novità. Esatto, un prosecco fermo. Essendo un tradizionalista inguaribile, cioè di natura, molti non sanno, tanti scopro sempre di più, non sanno che il prosecco esiste anche fermo, perché in realtà nasce fermo come tutti i vini. Essendo un grande amante dei bianchi fermi, sono vini che mi piacciono tantissimo, ho detto perché no? Perché non lo facciamo come si faceva una volta? Una volta tutti lo facevano il prosecco fermo, anche le cantine più grosse, più famose, avevano la linea del fermo, che poi pian piano è stata soppiantata dallo spumante e di conseguenza siamo stati identificati, Valdobbiadene è stata identificata come un polo spumantistico, quindi il vino fermo non gli è più fregato niente a nessuno. Però siccome a me piace, per tornare al discorso di prima, abbiamo voluto riproporlo, cioè farlo, denominandolo col nome della chiesetta di Saccol, del patrono della chiesetta di Saccol, che è San Gottardo, ed è un vino che
siamo abbastanza sorpresi perché torniamo da una piccola, da un piccolo evento che abbiamo fatto, mm-hmm. e dove l'abbiamo presentato per la prima volta alla fine. E notiamo che è piaciuto tantissimo, che piace veramente tanto. Oltre alla sorpresa che nessuno, cioè ti guardano tutti e ma è impossibile, il Prosecco fermo, è una forzatura. No, non è una forzatura, la storia è questa, insomma. La storia del mondo del Prosecco è ferma e rifermentazione in bottiglia. Poi sì, il resto... D'altra parte poi parliamo di un vitigno semi-aromatico e quindi come vino fermo può essere veramente molto interessante. Assolutamente. Poi mantiene una bevibilità pazzesca, secondo me. Una bevibilità veramente. Chiaro, non ti perdona niente, perché nella versione ferma qualsiasi imprecisione la senti tutta. Quello sì, ma... Siamo qui per lavorare bene, non per lavorare certo, poi insomma andando avanti vedremo, perché insomma no, può dare sicuramente delle sorprese gradite, va bene. Bene, ok. Bene, siamo arrivati insomma un po' alla fine di questa chiacchierata. Io vi ringrazio anche di questo grazie a te. Breve excursus di quella che può essere, insomma, in sintesi, la viticoltura di Valdobbiadene, no? Di questo meraviglioso territorio patrimonio dell'UNESCO che non finisce mai di sorprenderci e ha sempre qualcosa da raccontare. Quindi grazie e grazie anche a tutti i vostri piccolini che avete tenuto sotto controllo. Esatto. Bene, grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie mille, ciao.